Hello. In Italy, the Dinamo Foundation is working to create the newest hole-in-the-wall camp. Like all the other camps, this camp will create its own brand of magic and put a little fun and friendship into the lives of these kids. Fossi una persona senza problemi, non avrei mai scoperto questo posto magico. Volevo sentirmi come gli altri. Per una settimana all'anno ce la faccio sempre. C'è un'atmosfera qua al Dinamo che ti spinge proprio a fare quello che puoi, tutto quello che puoi. Io mi sono spinto a venire qui con l'idea di fare cose nuove, magari anche per riscoprire le cose che non faccio da tanto tempo. Ogni cosa che potrò provare qui per me sarà un passo in più. In una settimana ho preso un mese di vita. Siamo dentro una grande astronave che viaggia a velocità supersonica. Dopo una settimana che sei lì, non vorrai più uscire da quel cancello. Per me è divertimento, libertà. Quando vengo mi accorgo di non esserci solo io. Siamo adulti e bisogna capire che prima di essere responsabili non soltanto di noi, ma altre persone che si sono di torno. Qua al Dinamo c'è questa logica: ricevere, dare, ricevere, dare. Ogni cosa mancante di noi ha aiutato l'altra persona a ricostruire se stessa. La felicità è la normalità di tutti i giorni, dando anche qualcosa agli altri. Abbiamo bisogno di occasioni di vita e qui i bambini l'hanno trovato. Per me è un luogo dove divertirsi, dove non pensare ai propri limiti, ma cosa si può raggiungere con l'aiuto degli altri. Qui i bimbi fanno tutto, è un peccato non andarcene, sono fortunati perché riescono a venirci. Qui trovi veramente il coraggio per andare avanti, per non arrenderti, per lottare tutti i giorni. Secondo me è il divertimento che scaccia la sofferenza. E anche le persone giuste che scacciano i pensieri. Perché bisogna sapere superare le paure per diventare più grandi. Anche con la malattia bisogna mettersi in gioco, affrontare le paure se ci sono e imparare a giocare. Questa cosa di aiutare il prossimo mi piace da matti. Una forza che ti tira su. Mi rasserena Dinamo, perché mi piace.